Alla fine dell'estate del 55 a.C., Cesare ha intenzione di inviare una missione esplorativa in Britannia, una terra che alle legioni romane appariva lontanissima e sperduta, avvolta da nebbie perenni e circondata dall'oceano. Nel video, liberamente ispirato al 20° capitolo del 4° libro del De Bello Gallico, immaginiamo che Cesare discuta con i suoi luogotenenti, Labieno e Antonio, sull'opportunità di inviare una missione esplorativa in Britannia. Missione il cui scopo è quello di ottenere informazioni più precise sugli abitanti, sulla conformazione dei luoghi e soprattutto sulla posizione e sulla capienza dei porti. Ec omnia, afferma Antonio, fere gallis sunt incognita. Tutte queste cose, tutte queste informazioni relative agli abitanti, ai luoghi e ai porti, sono quasi sconosciute, fere sunt incognita, ai galli. Neque enim temere preter mercatores illo adit quisquam. Nessuno, neque quisquam, illo adit temere, arriva lì facilmente, preter mercatores, tranne i mercanti. Neque ipsis mercatoribus, interviene Cesare, quiquam preter oram marittimam atque eas regiones que sunt contra Galliam notum est. E agli stessi mercanti, ipsis mercatoribus, nulla neque quiquam niente è noto, notum est, al di fuori, preter, della zona costiera, oram marittimam e delle regioni, atque eas regiones, che sono di fronte alla Gallia, que sunt contra Galliam. Dai pochi mercanti che si avventuravano verso le coste della Britannia, Cesare non è riuscito ad avere notizie precise sull'isola. Nemo ex mercatoribus, nessuno dei mercanti, dicere poterat, era in grado di dire quanta esset insule magnitudo, quale fosse la grandezza dell'isola, quante naziones incolerent, quali popoli vi abitassero, quem usum belli aberent, quale pratica di guerra avessero. Nil sciebant de portibus, non sapevano nulla nil dei porti, de portibus, qui ad maiorum navium multitudinem idonei essent, che fossero adatti, qui idonei essent, ad accogliere un ingente numero multitudinem maiorum navium, di navi più grandi. Ma non è solo la curiosità a spingere Cesare a intraprendere un'altra importante impresa. Egli ha bisogno di tenere vivo l'interesse del popolo romano per le sue imprese militari con un altro straordinario successo. La missione in Britannia è anche una questione di propaganda politica. Infatti, neque ullus fere dies procedit, e non passa alcun giorno, non passa giorno, pensa Cesare, quin Pompei gloria apud populum romanum amplius non augeatur, senza che, quin il successo di Pompeo, Pompei gloria, presso il popolo romano, apud populum romanum, non cresca non augeatur amplius sempre di più.